Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto nuovamente un video riguardante gli squad builder, questa volta a tema Serie A. Quindi vi porto la Serie A progressiva, partendo quindi da un budget da 100.000 crediti, andremo via via a migliorarla sempre di più. Ho scelto di riportarvi questo video riguardante sempre la Serie A proprio perché in questo periodo sono uscite un sacco di giocatori, sono usciti un sacco di eventi ed effettivamente l'ultimo video risale circa quasi 2 mesi fa, quindi sono passati è passato già un bel po' di tempo e niente, quindi ve lo voglio solamente riportare. E prima di iniziare appunto con il video, se dovessimo arrivare a 500 like, appena cioè arriveremo a 500 like, vorrei portarvi il video sempre con questo tema, però della Premier League, della Liga, della Bundesliga, cioè delle altre leghe, ovviamente andando in ordine, quindi magari il prossimo video potrebbe essere sempre la Premier League, ma come video extra, perché settimana prossima conto di portarvi il vi faccio le squadre, quindi appena arriveremo a 500 like, vi droppo a casa sul canale la Premier League appunto progressiva per esempio appunto. Quindi niente ragazzi, via, lasciate un like e avrete più video sul canale. Iniziando con il video vero e proprio a questo punto, e quindi iniziando con la prima Serie A basilare, cioè la prima Serie A da 100.000 crediti, diciamo la Serie A base per appunto. Partendo dalla porta troviamo Stracoscia, Cuadrado terzino, Manolas che secondo me tra i difensori low budget della Serie A è il migliore, Theo Hernandez come terzino messo a 7 d'intesa, come appunto al posto di un difensore centrale, e Dalot Future Stars come terzino sinistro. Effettivamente è una cosa strana, è una cosa che non ho mai fatto nei miei precedenti video riguardanti, cioè gli squad builder, ma sono arrivato a una conclusione, come non solo io ma come un po' tutti quanti, che i migliori difensori centrali su questo gioco sono i terzini. Sono i terzini swappati, quindi ho pensato di fare questa cosa, considerando che Dalot, terzino sinistro, prima di tutto probabilmente messo come difensore centrale, forse anche uno dei migliori difensori centrali della Serie A, costa poco. E a questo punto ho fatto questo switch, e quindi ho scelto di fare questo switch. Dalot contro Hernandez, Lozano e De Rufeu come esterni, Nengolan, Rodriguez poi a centrocampo, Muriel, If e Ciccio Caputo come punta. Ciccio Caputo vi consiglio di farlo perché secondo me per una Serie A low budget, se non avete quindi tanti soldi, sbloccate Caputo. Non è così male come sembra, anzi in realtà sembra forte, quindi ci sta andando a sbloccare. Potrebbe essere paradossalmente anche 89 di overall. Ovviamente, prima di andare avanti con la recensione, molti di voi mi potrebbero dire ma io ho giocatori diversi, io ho altri giocatori nel club. Appunto, vi faccio vedere. In panchina ho messo praticamente tutti i giocatori che sono usciti fino ad ora, o sotto forma di obiettivi, o sotto forma di season o SBC. Quindi ovviamente io a questo punto vi consiglierei di fare questa cosa, ovviamente, perché ok, bello Rodriguez, bello Nainggolan, però Tonali e Duncan, se ce l'avete a disposizione, sono molto più forti, sono molto molto più forti, e soprattutto questo swap vi fa risparmiare anche budget. E appunto a questo punto, al posto di Muriel, la versione IF di Muriel, potreste andare a inserire addirittura Muriel SIF. Ovviamente raga, vi faccio anche questo swap, cioè vi levo De Rufeu e vi metto De Rufeu quello più forte, se ovviamente lo avete a disposizione. Quindi come potete ben vedere, la prima Serie A è questa qui. O la Serie A da 100.000 crediti che vi ho appena fatto vedere con Nainggolan e Rodriguez e Muriel If, se ovviamente non avete a disposizione questi giocatori, oppure se avete a disposizione questi giocatori, secondo me questa qua come Serie A base per partire è un ottimo punto di partenza. Salendo di budget passiamo a 250.000 crediti. Cosa vi viene da consigliare? Partendo dalla porta, vabbè ovviamente ci sta Stracoscia, in realtà ho messo Stracoscia perché mi serviva un portiere qualunque della Serie A. A questo punto mettiamo, a parer mio, il miglior portiere della Serie A, cioè che è Donnarumma, perché a mio modo di vedere ho provato sia lui che Handanovic e Donnarumma mi gioca molto molto meglio in game, quindi io ho detto vabbè, usiamo Donnarumma, molto molto più forte, costa anche di meno perché Handanovic l'ho pagato perché è un walkout, e niente, quindi Donnarumma in porta. Mentre gli altri due cambi che andremo a fare sempre con questo budget sono in fase offensiva. Io vi consiglierei cioè di andare a sostituire Lozano base, ovviamente, perché è forte, ma a questo punto del gioco non si può vedere, con la sua versione SIF. Con la versione SIF di Lozano, costa 100.000 crediti, 97 di velocità, 86 dribbling, secondo me per essere un esterno, e il migliore esterno della Serie A, ovviamente, molti di voi mi potrebbero dire, ok, c'è anche Hakimi che potrei andare a provare. Sì, ma Hakimi secondo me in gioco, su FIFA, cioè, è più considerabile un terzino che un vero esterno, perché ok che corre, ma sotto porta farete fatica. Lozano ha le skill, ha il tiro, ha il passaggio, secondo me
Lozano è maggiore di Hakimi. L'unica cosa, l'unica soluzione che potresti andare a fare è mettere Hakimi e swapparlo, mettere cioè Hakimi a fare il terzino e Cuadrado a fare l'esterno. Però anche secondo me qui Cuadrado, soprattutto la versione base di Cuadrado, è più scarsa rispetto a un Lozano Sif in fase offensiva. L'altro swap, l'altro switch che vi andrei consiglierei di fare è andare a sostituire Muriel Sif con la sua versione Road to the Final. Si abbassa tanto in questo momento perché a causa della sconfitta dell'Atalanta contro il Real Madrid per 1-0. Infatti è calato sugli 80.000 crediti rispetto alla versione Sif. Non cambia tanto perché ha la stessa velocità, lo stesso tiro, lo stesso dribbling, ma ha uno in più di passaggio e due in più di fisico. Che non è tanto, ma non è neanche poco. E ripeto, per arrivare a 250.000 crediti, secondo me questo Muriel Road to the Final è perfetto. Passando al prossimo budget, 500.000 crediti. 500.000 crediti vi vado a consigliare questo cambio, cioè andare a sostituire Manolas, che sì, è un buon difensore perché non è scarso Manolas, ma secondo me con il suo diretto upgrade, che è, secondo me, appunto Gosens Freeze. Giocatore extra completo, 83 di velocità, 83 di difesa e 84 fisico, veloce, buon fisico e buona difesa. Secondo me, appunto, difensore perfetto. Qui però alcuni di voi mi potrebbero dire: al posto di Gosens Freeze potrei anche andare a utilizzare Bastoni Future Stars. Però li ho provati entrambi, sia Gosens che Bastoni, devo dire, preferisco sempre Gosens. Anche se, piccolo inciso, sia Gosens che Bastoni sì sono degli ottimi difensori, però sono anni luce distanti, secondo me, dai top difensori del gioco, tipo Varane, Joe Gomez, base, e altri difensori, anche Koundé, o altri difensori di Van Dijk, che hanno tanta CPU, che sono difensori automatici. Il problema è che, secondo me, dei difensori della Serie A, almeno di alcuni difensori, come Gosens e Bastoni, è che non hanno tanta CPU, sono molto manuali. Quindi uno potrebbe fare un po' più di fatica a difendere. Mentre l'altro swap a questo punto io lo vorrei fare in fase offensiva. Ciccio Caputo, vi dico, è molto forte, però ha una piccola pecca Ciccio Caputo, cioè non skilla. Quindi se per qualche motivo voi non vi doveste trovare bene con Ciccio Caputo, potreste utilizzare Mkhitaryan. Mkhitaryan ha dalla sua il 5 di debole, le 4 di skill, stracompleto, lo potete utilizzare sia come punta in un 4-4-2 così come vedete la squadra, ma sia anche in un 4-2-3-1 per intenderci, come trequartista visto che ha 88 di passaggio, quindi ha un duplice ruolo, 5 di debole, ripeto, 4 di skill, anche qui potrebbe essere mirabile nel tempo così da Wacken Headliners. Quindi qua vi consiglio, provate, date un try a Mkhitaryan, se no tornate magari con Ciccio Caputo se vi trovate bene con Ciccio Caputo. Passando al prossimo budget, raddoppiamo, 1 milione di crediti tondi. Cosa vi vado a consigliare? Beh, a questo punto vi consiglierei di sostituire lo stesso Mkhitaryan con, secondo me, uno degli attaccanti più forti che in questo momento offre la Serie A, e che è Lautaro 88. Come potete vedere, in realtà c'è anche la versione Freeze di Lautaro che ha lo stesso costo, ma io vi dico, questa versione di Lautaro ve la consiglierei più veramente da utilizzare come un esterno o al massimo un trequartista. Come punta vi vado a consigliare Lautaro, secondo me. Lautaro perché ha più 7 di fisico, ha più tiro e secondo me, appunto, per una punta ha delle statistiche più complete, più adatte appunto a fare la punta. Anche se, ripeto, la versione Freeze ci sta, non è comunque da scartare a priori. Gli altri due cambi che vi andrei a consigliare sono, a questo punto, di sostituire la versione di Lozano Sif con la sua versione Tif. Costa il doppio, precisamente, quasi, perché costa 200.000 rispetto ai 100.000 appunto della versione Sif. E secondo me questa è anche la versione migliore di Lozano, non perché, cioè, c'è anche la versione Headliners che ovviamente è più forte, ma secondo me è un po' superfluo quella versione Headliners di Lozano. Secondo me, considerando che Lozano principalmente lo utilizzerete per correre dritto, tirare dritto sulla fascia, secondo me questa versione con 98 di velocità già fa benissimo il suo. La versione Headliners che ha 99, praticamente stiamo lì, non cambia veramente quasi niente. E l'altro cambio è, questa volta andrei a sostituire Cuadrado con, sempre Cuadrado, ma la versione non If, ovviamente non Man of the Match perché secondo me è troppo costosa, ma con la versione Rule Breaker, perché secondo me questa è la versione migliore anche qualità-prezzo, considerando che è sì meno completo del Man of the Match, ma più difesa, che è quella che a me conta, considerando che lo devo utilizzare come terzino e non come centrocampista o come esterno, lo devo utilizzare come terzino. Secondo me la versione Rule Breaker è la versione migliore, squadra che, come potete vedere, si aggira più o meno intorno al milione di crediti. Passando al prossimo budget, a questo punto, forte sì Lautaro, ma c'è un giocatore che è più forte di lui, che è calato tanto a causa del pacchetto icona, mid e prime, che Ronaldo. Con Ronaldo arriverete precisamente a 1,5 milioni quasi, ed è calato tanto, costa 870.000 e secondo me con 870.000 non trovate di meglio
nel gioco, secondo me, e forte, vi cambia letteralmente la squadra. Una volta che avrete Ronaldo nel team, avrete uno degli attaccanti più forti del gioco e giocherete sicuramente 10x prima, perché è veramente molto molto forte. Prossimo upgrade, per arrivare ai 2 milioni di crediti circa, vi andrei a consigliare a questo punto di andare a sostituire la versione base di Theo Hernandez con la sua versione SIF. La sua versione 86, molto molto forte. Qui in realtà potreste paradossalmente anche fare questa cosa, cioè andare a mettere Theo Hernandez a full intesa dall'8 a 7 e andare poi in game a mettere dall'8 terzino e Theo Hernandez difensore centrale. Potete anche provare questa cosa, quindi appunto girare i due giocatori. Anche se devo essere sincero, ancora per ora io vi consiglio di fare sempre questa cosa, cioè Theo Hernandez sempre terzino, considerando che è più veloce rispetto a Dalot, quindi più propenso a fare terzino, e Dalot, come potrebbe vedere, ha più difesa rispetto a Theo Hernandez, quindi più, ripeto, propenso a fare il difensore centrale. Passando al prossimo budget, che è quello di 3 milioni di crediti, qui vi vado a consigliare una cosa. Dovete scegliere voi dove e cosa migliorare per primo. Qui potete fare due cose: o andare a sostituire Mourier Road to the Final con una delle carte più forti che secondo me ci sono in Serie A in questo momento, soprattutto in fase offensiva, che è Mertens What If. 89 di valutazione, 90 velocità, 91 tiro, 91 dribbling, 84 di passaggio, comunque non è male, ma potenzialmente potrebbe essere un 91 di overall se Napoli dovesse segnare 6 gol nelle prossime 5 partite, quindi veramente uno degli attaccanti più forti del gioco, potrebbe diventare Mertens. Budget, come potete vedere, di 3 milioni, e ci sta a fare questa cosa. Ma volendo, magari voi dite, io con Ronaldo e Muriel mi ci trovo benissimo, quindi potreste fare questo upgrade, rimanere con Muriel e andare a sostituire Duncan e Gosens e andare a mettere Smalling What If, uscito settimana scorsa. Forte, io l'ho provato, lo sto provando in questa VL e fino ad ora che sto registrando il video sto 9-0 ad esempio, quindi devo dire, mi ci sto trovando veramente molto bene con Smalling. E l'altro cambio, a questo punto, come vi ho fatto già vedere, è a centrocampo, con il centrocampista, con il mediano in teoria più forte della Serie A, che sì, Road to the Final. Purtroppo il Milan ha incontrato il Manchester United agli ottavi di finale di Europa League, quindi la vedo dura che si possa diventare 87, 88 e così via, appunto nel percorso dell'Europa League del Milan, quindi è un po' rischioso comprarlo che sì, però effettivamente in questo momento, se non vi frega tanto anche di perdere un po' di crediti, che sì è il miglior mediano della Serie A insieme a Tonali, formerete in questo caso la miglior mediana della Serie A, perché Tonali che sì, ripeto, era migliore, e la difesa con Theo Hernandez Smalling, oppure Dalot Smalling, che stiamo lì, è praticamente anche qui la miglior difesa che si possa avere. E ovviamente se avete fatto questa scelta, appunto come upgrade, a questo punto ovviamente potete andare a inserire Mertens, perché vi ripeto, prima Mertens e poi che si Smalling, oppure prima che si Smalling e poi Mertens What If, scegliete voi giusto l'ordine, ma secondo me questi giocatori bisogna comprarli. Ovviamente arrivati a questo punto avete praticamente la serie secondo me tra i più forti, quindi i prossimi upgrade secondo me sono semplicemente delle cose in più, ma comunque fondamentali, perché effettivamente andrete a utilizzare giocatori più forti. Secondo me a questo punto il cambio, l'upgrade da fare è sostituire Theo Hernandez, la versione 86, quindi vi prenderete 480.000 crediti della versione TIF, della versione cioè SIF, e investirete parte di quel budget più 300.000 crediti per andare a prendere la versione di Hernandez che costa sopra i 700.000, ma in questo momento appunto vi consiglio di fare questa cosa, cioè andare a mettere ora Theo Hernandez a full intesa, cioè a 10, dall'8 a 7, e poi fare il cambio in game, cioè andare a utilizzare Theo Hernandez come difensore centrale, perché la versione headliner di Theo Hernandez secondo me è uno dei difensori centrali più forti e rotti del gioco. Altro upgrade, altri cambi che potete andare a fare, ovviamente andare a sostituire a questo punto Donnarumma, che secondo me Donnarumma base basta e avanti, ma c'è la versione record breaker. Anche qui Lozano potreste andare a inserire Lozano headliners, perché ho detto sì, inutile perché costa tanto, ma arrivati a questo punto ci stanno a mettere, perché effettivamente è più forte della versione TIF, ma costa veramente tanto, quindi o la versione di Lozano headliners, oppure potete andare paradossalmente anche a utilizzare un giocatore con caratteristiche diverse, sempre forte ma con caratteristiche diverse, che è Guluseski Future Stars. È più lento ma comunque un ottimo tiro, un ottimo dribbling, è più grosso fisicamente, quindi potrebbe, nonostante appunto sia un po' più lento, potrebbe appunto piacervi anche più di Lozano, quindi datene una chance anche a Guluseski. E ovviamente come altri upgrade, qui ci sarebbero degli upgrade molto molto costosi, che sono le versioni migliori di Ronaldo, l'IF, il SIF, il TIF o addirittura il Toti, che ora vi mettono in squadra perché sto facendo la serie più forte possibile, però penso che nessuno di noi abbia effettivamente budget per andare a prendere Ronaldo, perché ok,
Con Ronaldo sono 12 milioni di team che penso che nessuno di noi abbia a disposizione. Senza Ronaldo, più o meno il budget, non so perché mi dice 2 milioni e 7, penso sia un po', si sia un po' buggato perché in realtà non è 2 milioni e 7, era sui circa 4 milioni, 4 milioni e mezzo. Si sia un po' buggato Futubin, però penso che 4, 4 milioni e mezzo più o meno dovremmo averli tutti. Cioè, dovremmo averli. Magari c'è qualcuno di noi che ce li ha, dovremmo averli tutti un parolone. 4 milioni sono tantissimi, non ce l'ho neanche io, appunto. Però magari c'è qualcuno di noi che ce li ha 4 milioni. 12 milioni, penso no. E comunque, raga, questa è la squadra più forte, secondo me, che si possa avere in Serie A. È completa sotto tutti i punti di vista. Bella colorata, bella particolare. Ci sono praticamente giocatori che vengono e provengono da tutti gli eventi del gioco. Molto carina. Ah, ovviamente, ragazzi, prima di anche di concludere il video, questa secondo me è la serie più forte che si possa avere. Ma ovviamente ci sono, vi ricordo, tutti i giocatori che ho messo qua in panchina sono ottimi giocatori, questi qua, che potete andare ovviamente a utilizzare. Perché se per qualche motivo X non volete Tonali, o non volete che sì, e avete Milinkovic, usate Milinkovic, è comunque molto valido. Oppure non volete De Lufeu, non volete qualche esterno sinistro della Serie A e avete El Shaarawy o Ribéry, usate El Shaarawy e Ribéry, oppure il Sium, il mini Sium al posto di Kulusevski. Mettetelo. In questo caso non dovreste utilizzare ovviamente neanche Ronaldo base. Quindi qua in realtà mezza non vi consiglierei di fare questa cosa, perché io vi consiglierei di avere Ronaldo base, ma levate il tutti che nessuno ce l'ha. Vi consiglio di avere Ronaldo base e Lozano Kulusevski come esterno, più che avere, che ne so, un attaccante X e il Sium sulla fascia. Perché secondo me Siumino sulla fascia si sì è forte, ma avere il Sium oro, cioè quello 92, è veramente il game changer. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto in qualche modo. Se sì, comunque, vabbè, lasciate il like come al solito. Fatemi sapere soprattutto, in realtà, nei commenti se volete vedere, appunto, un prossimo video sempre con questo format, però della Premier, della Bundes, della Liga, che li andrò a fare. E ripeto, se arriviamo a 500 like, li droppo a caso. Dropperò probabilmente un giorno X, appena arriviamo a 500 like, il video, appunto, dello squad building progressivo della Premier League, senza dover aspettare ovviamente settimana prossima, perché ripeto, vorrei portarvi il vi faccio le squadre. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, statemi bene e ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao ciao.